Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti in un nuovo video della Vanilla. Come potete vedere alle mie spalle, mi sa questa è la terza volta che lo dico, vabbè in tre video, ho i fiori. Cioè sono nati i fiori dello sniffer che abbiamo piantato nello scorso video e devo dire che sono molto belli e fanno anche veloce, devo dire. Perché praticamente abbiamo registrato un'ora, in un'ora già sono cresciuti del tutto. E manco siamo stati qua, siamo stati nel Nether noi, nello scorso video, se l'avete visto. Perché è stato molto impegnativo lo scorso video. Abbiamo recuperato le mushroom, le mucche rosse, per farci capire meglio, e abbiamo fatto anche un collegamento che ci porta alla Mushroom Island, così tipo possiamo fare un mini bioma a fianco agli altri biomi che dobbiamo fare vicino al portale del Nether. In questo video ragazzi abbiamo un po' di cose da fare. Prima cosa voglio raccogliere questi frutti, fiori come volete chiamarli, e vedere cosa ci droppa. Ok, ah ok, quindi io pensavo che ti ridava anche i semi. E i semi te li dà lo sniffer. Perfetto. Ok, capito. Quindi non si possono farmare così, ma li devo farmare dallo sniffer. Ok, quindi credo devo portare un altro sniffer. Ma adesso non mi va. Non mi va adesso di portare un altro sniffer, dopo la faticaccia per trovare questo. Andiamo a vedere se mi ha dato qualche seme. Manca un seme, bro. Mi sa perché sono disponati sicuramente. Le tartarughe ancora non crescono. Sono passati tipo 3 giorni, ancora non crescono. Vabbè. Allora, prima di iniziare a portare gli altri animali, volevo portare queste mucche al piano di sopra, perché non vanno qui. Qui ci voglio mettere, ho detto, i gatti e in uno gli ocelot, ovvero i ghepardi. Quindi come facciamo per salire al secondo piano? L'idea migliore sarebbe di fare una scala a chiocciola nel centro, visto che abbiamo un 3x3. Secondo me conviene fare un pilastro centrale, ovviamente riprendendo lo stile, quindi col barile in basso. Abbiamo un bel po' di log, perfetto. Ci facciamo dei barili, senza esagerare, alla fine uno me ne serve. Facciamoci 2 barili. Siamo contenti, siamo tutti contenti. Ok, lo mettiamo qui. No, ma non così. Mettiamo così e i log sopra. Da vedere un po' poi come continuarlo. Per adesso facciamo così. Allora, prendiamo dei mattoni. Almeno mi faccio il pavimento sopra. Non ne ho molti. Posiamo sti fiori qua. Faremo una cassa apposita vicino allo sniffer, credo. Allora, il pavimento abbiamo detto di farlo di mattoni. Quindi qua sarà tipo doppio strato di mattoni. Secondo me uscirà tipo così, doppio strato. Già ho finito i mattoni. Facciamo una cosa, siccome tanto ci servono, andiamoli a prendere alla fornace, perché ne abbiamo cotti un botto. Che rilassante come gioco questo computer, ve lo giuro. Quello di prima un po' mi pesava, questo no, proprio rilassante. Non vedo l'ora ogni volta che gioco a Minecraft, oh, mi rilassa troppo. Allora, ce la faccio salire sopra? Ne devo usare un altro razzo. Eccoci qua, facciamoci tutto un contorno. Ah, comunque ragazzi, per quanto riguarda i vasi che andremo a fare al piano di sopra, quelli con i fiori, per farci capire, cioè i vasi, sì, avete capito, quei fiori, non posso usare le trapdoor, perché se tipo ho un angolo interno, come faccio a mettere le trapdoor? Cioè per esempio, se ho un angolo così, no, come faccio a mettere la trapdoor sia qua che qua? E quindi ho pensato di mettere i scalini a rovescio. Volevo solo dirvelo. Ah, e mi avete ricordato anche nello scorso video, no, cioè mi sa 2 o 3 video fa, che devo mettere le sea lantern al, diciamo, come posso dire, alla zona enchantment. Devo mettere le sea lantern perché me le sono scordate. Lo farò, ve lo prometto. Allora, per salire credo bisogna fare una scala a chiocciola. Mi sa di sì. Quindi facciamoci delle slab di spruce. Già le tengo per fortuna. Mi levo un po' di roba inutile. Allora, è scala a chiocciola classico, quindi tipo così, così. Vabbè, il classicone. No, però così non ci passo. Aspettate allora. No, che ho levato, porco tu. Proprio dove stavano le torce, oh. Che demente. Però così è scomoda, perché se tipo io da qua voglio andare là non ci posso andare. Questo l'avevo calcolato. Cioè di quasi. E se no quando devo andare qua faccio così. È l'unica opzione. Vabbè, lasciamo così, dai. Ci sta. È funzionale, quello è l'importante. Perfetto, sono salito alla grande. Ma qua sotto non so se metterci mattoni, sono sincero. Magari ci potremmo mettere, come si chiama, tipo la terra palata. Potrebbe starci? Vogliamo vedere? Tanto lo posso fare benissimo anche adesso. Facciamo così? Secondo me sì, dà più l'idea di stalla, ecco. Qua si vede l'erbetta. E qua sotto. È brutto così, Si può mettere il log. Dove stanno questi? Ci vanno i log sotto. È un problema? No. Quindi cambiamo. È solo un po' non sbatti. Ma vabbè. Poi prendo anche altra terra. Che non me lo fa fare a questo? Ah, perché ci sta la slab. Che fastidio. No, è brutto così però, se non lo posso mettere là. Allora facciamo così, solo qua ci mettiamo il legno, dai. Dovrei averlo un po' di legno di spruce. Prendiamo della terra, metteremo tutta la terra. Beh, dove già c'è non serve. E mettiamo anche log sotto i barili. Lo faremo anche sopra poi, Sì, così devo dire che mi piace di più. Sta cominciando a piacermi sempre di più. Poi qua sotto ci voglio fare tipo delle strisce di slab. Tipo così, che mi ricordano
non lo so, delle travi. Potrebbe essere una buona idea, una bella idea, diciamo, a livello estetico. Sì, sì, mi piacciono, danno tridimensionalità. Direi di dormire e di portare le mucche sopra, perché le posso portare adesso, cioè in teoria. Non so se riescono a salire quelle scale, sono abbastanza fine, insomma, speriamo. Ne porto una alla volta, portiamone una alla volta. I guinzagli li ho messi qui. Allora partiamo con la prima, vieni con me, vediamo se ti riesco a far salire. Dico, è un percorso un po' complicato, spero che ci riesci. Sì, che ce la fai, dai, sei intelligente. Vieni qua, vieni qua, e la prima è andata. Portiamo la seconda. Non so manco se si possono far accoppiare queste mucche. Quanti bei animali che ci stanno qua, oh. Mi piace proprio vedere tutta sta natura. Le volpi? Raga, abbiamo perso le volpi, cacchio. Le volpi quelle grigie, cioè grigie, sì, buonanotte. Le volpe arancioni, cacchio, mi sei dovuto dalla Nimtak. Vabbè, non credo siano scappati da quel buchetto, cioè dai, come fanno? Buchetto di merda, impossibile. Mi sta sotto di spawnare, è l'unica opzione. Vieni qua, facciamo salire pure a te. Ce la fai? Dai, dai, con calma, Comunque poi ve lo dico che questa serie più avanti la porterò come una serie in più sul canale, ecco. Inizierò a fare video un po' diversi dal game. I video di game li faccio più che altro per rilassarmi, per giocare insieme a voi, Ok, abbiamo le due mushroom cove. Non so come si pronunciano in inglese, ma vabbè, lo so come si scrivono però. Direi di finire queste basi e vedere un po' che altro animale prendere, perché c'ho la lista. Stasera non so se faccio una live su Twitch, ma se la faccio credo di continuare a fare la stalla, così abbiamo già le altre stanze pronte. Mi servirà più terra del previsto, credo, Non può esserci sempre l'inventario pieno comunque. Cioè, ma che è sta Twitch? Ah, c'ho anche del vetro verde, mo l'ho visto. Ah, sì, perché dopo fa il disco spaziale al mob spawner, ecco, me lo sono ricordato. Quella cosa là sopra probabilmente la leverò perché non ci vado mai. Casomai se provo vogliamo sto FK, credo anche se ti metti qua sopra funziona la farm di creeper. È rimasto solo questo lato? Ok, sì, sta cominciando a prendere la forma di una stalla. Devo recuperare anche queste due volpi, mo che palle, per non dire altro. Quindi abbiamo detto questo lo leviamo, che ci mettiamo, come si chiama, la terra quella là, palata. Però non voglio mettere direttamente la terra qua, perché uscirebbe così e non è molto bello secondo me che si vede. Quindi faremo tipo un contorno di assi qua, in questo modo, e poi intorno alla terra, secondo me ci sta. E poi qua a posto dei mattoni ci mettiamo quella terra, almeno fino a qua. Poi qua vedo cosa fare, che dobbiamo chiudere. No, che zappa, ho sbagliato. Ok, perfetto. Abbiamo fatto la scala, abbiamo portato le mucche sopra. Quindi direi di svuotarci l'inventario e di vedere un altro animale che possiamo portare. Non vorrei portare un animale troppo difficile, in questo video, anche perché abbiamo registrato un po' già. Quindi direi di sceglierne uno non molto difficile. Per esempio, posso levare... Ah, ci sono anche i polli. I polli, vabbè, sono easy. Sa, basta che prendo tipo le uova. Insomma, cose le ovvero. Allora, leviamo mushroom. Allora, abbiamo un po' di animali che possiamo portare molto easy, per riempire quei due spazi sopra. Ovvero, polli e orso polare. Non so se mi attacca, ma non credo. Ho detto orso polare perché tanto ce l'ho a fianco a me praticamente. Cioè, stanno di fronte all'entrata del mio villaggio. Il panda è molto difficile, panda e cammello. Ma dobbiamo portarli anche loro. Eh sì, che poi me le ero pure divisi, tipo volevo mettere cammello, lama e asino insieme. Quindi dovremmo creare un altro slot se ti vuoi portare. Vabbè, il cammello non lo portiamo mo, abbiamo detto. E poi abbiamo l'altro slot che deve essere, cioè io ho scritto così ma posso farli come voglio. Ho messo mushroom, la mucca che abbiamo messo, il panda e l'orso polare. Quindi l'orso polare a tutti gli effetti lo posso già portare, che già è pronto il tutto. Ok, e devo recuperare anche quelle volpi, devo dare i nomi, mi devo ricordare la prossima volta. Allora, è mattino o è sera? Ok, è sera, sta tramontando. Allora, prendiamo le lead. Ah, ok, stavo di dove sono finite le mie lead. Mo porto gli orsi polari, sperando che non mi attaccano. Dormo e li porto. E andiamo a vedere se è nata qualche tartaruga. Anzi, in realtà non dovrei dormire per far spawnare le tartarughe. Cioè, guardate, ancora manco una si è schiusa. Hai fatto un fiore, eh? E tu non fai niente, bro, non è perché sei legato, forse. Io ti libero, ma tu mi devi fare un fiore, mo. Cacciami un fiore, dai, fammi vedere. Tutto lento lui, Si dovrebbe tipo abbassare, non lo so, scavare con le zampe. Che nasoni, oh. Dai, poi ti porterò la compagna, dai. Non rimarrai da solo per sempre. Annusa, annusa, rec. Vi ho detto che non voglio dormire. Però portare gli orsi polari di notte, calcolando i mob, è un po'... potrebbero un po' complicarci il percorso. Le tartarughe. Che tanto si schiuderanno prima o poi. Allora andiamo a prendere questi orsi. Sono abbastanza grossi, quindi devo capire un po' come portarli. Per farli entrare però come li faccio a far entrare? Visto che ho sta porta automatica, dovrei fare un ponte o spaccare il muro. Vogliamo spaccare il muro? Vabbè, tanto poi si aggiusta.
sono abbastanza grossi, quindi secondo me un 3x3 ci vuole. Poi aggiusteremo tutto per far passare i nostri amichetti. Ma allora, gli orsi polari dovrebbero stare qui. Che nevicata, mo. Io non ne vedo manc'uno, mo. Ok, uno sta qui, uno sta là. Me li porto così, per forza. Ma lui può nuotare, è vero. Dai, prendiamo tutti e due questi orsi. In teoria non mi dovrebbe fare niente se non li tocco. Via. Ah, ce n'era un altro lì, più semplice. Vabbè, no, prendiamo quei due che sono più semplici, sono più vicini. Dammi guinzaglio, perfetto. Vado a prendere quei due. Sì, magari non sarà il vostro abitat perfetto, ma tanto, la vedremo. Almeno state in un luogo, non lo so, al calduccio. Anche se vi piace il freddo, quindi non so per quale motivo ho detto sta frase. State, dai, in compagnia di altri animali, basta che non me li uccidete. Che non so, mi sa che uccidono le volpi loro, non ne sono sicuro. Forza, che ho fatto... no, è il bro, levati però. Allora, giusto perché non voglio a lui, che mi rompe, facciamo così. Zitto, rimani fuori. Devo fare un bel giretto però, perché siete abbastanza grossi. E devo capire se riuscite a passare su quella scala, ma non credo. Mi sa che devo farvi un passaggio momentaneo a voi due. Non mi distruggete niente, grazie. No, ma questi stanno dappertutto. Muori, io non lo so. Ma quanti ne sono? No, i villager. I villager. No, raga, mi hanno ucciso tutti i villager, non ci credo. No, no, non me li uccidete pure questi, Oh, mi avete ucciso i villager, porco. Non lo so. Almeno, dai, non mi hanno ucciso i due più importanti. Cioè, i quattro più importanti. Diciamo, proprio questi erano molto belli da vedere. Sti villager comunque sono, non lo so, sono un casino, Ti fai un villaggio della Madonna, tutto chiuso, e poi entrano comunque. Che insomma, non so come hanno fatto. Cioè, mi sa proprio che ci spawnano dentro al villaggio nostro. Mi devo riprendere tutti i villager, mo. Vabbè, per adesso non ci pensiamo, lo farò su Twitch, dai. Sono cose abbastanza noiose. Dai, dai, siamo quasi arrivati. Ora, prima di chiudere il video, faccio quella cosa che mi avete detto. Se no poi mi si scorda. Allora, andiamo a prendere un po' di Sea Lantern alla farm di guardiani. E le mettiamo alla zona enchantment. Cioè, dove stanno tutti quegli acquari, là. Sarà un po' complicato metterle negli acquari, ma ci proveremo. Allora, voi, siccome... siete grossi, venite di qua. Vi faccio una scala, una alla volta però. Una alla volta, sapete passare? Bravi cuccioli. Cuccioli, mi sembra un po' esagerato chiamarvi cuccioli. Ora vi faccio una bella scala larga. Ci siamo intesi? Insomma, avete capito. Cioè, se non riuscite a passare qua avete problemi, Venite, aspettate là, Dai, porto prima a te. Ora prendo il tuo amichetto pure. Ah, ma questi però possono scappare, Faccio attenzione. Dov'è l'altro? Ah, ma già stavi legato a me. Ma alziamo pure questi pilastri, sennò questi cadono, scappano. Fatemi alzare questi pilastri subito e dormiamo. Mo li alzo solo di uno. Ok, abbiamo gli orsi polari. Ora distruggo ciò e mettiamo stessi hunter. Cioè, dai, mi hanno ucciso i villager. Sono scomparse le volpi. Che altro può andare storto? Allora, ok, dormiamo, se posso dormire. E vedo se ce l'ho delle Sea Lantern già pronte. Non posso dormire, ovviamente. Scusate. Devo aggiustare il muro che abbiamo rotto un'altra volta. Cioè, sono entrati, me l'hanno uccisi proprio un muro che l'ha fatto sto buco, mi stai a dire. Cioè, non ho parole. Ma non credo, quelli stavano dentro. Però può essere pure che sono entrati mo, Sono infami questi. Allora, vediamo un po' se c'ho delle Sea Lantern. Ma non credo. No, raga. Dobbiamo andare alla farm di guardiani. Andiamo, senza perdere tempo. Ne prendiamo un po'. E tanto qui non ci vado pure. Dormiamo. Fredericks beve. Si disseta. Di tartaruga ancora niente. Che bello comunque questo mondo con le shaders. Ed eccoci qua. Dopo finire anche lui. Madonna, quanti progetti arretrati che abbiamo. Abbiamo anche la mini farm di cactus qua. È vero. Sto scordando. Allora, vediamo prima se c'ho qua qualcosa. Questi shulker però ce li riprendiamo, Grazie. Che abbiamo qui? Niente. Nada. Niente. Allora, mi servono i frammenti. Vabbè, avete capito. Tutte e due. Allora, ci prendiamo tipo un po' di qui. E il problema sarà trovare quest'altri. Io c'è della polvere da sparo. Ah no, ne abbiamo un po', Vediamo quante Sea Lantern non riusciamo a fare. Oddio. Che? Ho capito che ho alzato i chunk. Però, insomma, funziona da Dio, mo. Questo computer. Allora, Sea Lantern. 35. Guarda, mi sa già 35. Sono più che sufficienti. Però, ne prendiamo un altro po'. Facciamo tutti i cristalli che abbiamo. Non ho manco visto quanti ne abbiamo, sinceramente. Quindi, niente cristalli. Nemmeno qui. Ah, ne ho visti uno stacco qui. Finiti? Non sa di sì. No. Ah, voglia cristalli, Dai, facciamoci questi e basta. 51 vanno bene. Tutta sta roba la dobbiamo riportare a casa, Perfetto, ora vediamo dove le dobbiamo mettere. Vediamoci un po' di roba. La sabbia sta aumentando. Allora, per quanto riguarda queste Sea Lantern, qua ce le ho messe, qua abbiamo levato proprio. Qua, pure qua vanno sostituite. Ma addio, che rottura incredibile. Vabbè, qua non lo lasciamolo, tanto manco si vede. Lo farei tipo qua che si vede, è quasi. Silk touch. Dobbiamo semplicemente sostituire. È molto più bella, colopilla. Queste fanno molto più luce. Così almeno non mi potete dire che ho dimenticato di fare ciò. Le metterò pure nell'acquario perché è veramente buio. Stiamo facendo anche un po' di glowstone che potrebbero servirci per le Sea Lantern.
Cioè sì, per le Sea Lantern, per le Red Solamp. Perché tutti i pesci stanno qua sotto? Oh, guarda com'è bello mo. Mo sì. Prima no, invece. E pure là dietro. No, Madonna, che lavoraccio. Ma per voi questi d'altro. Sì, sta cambiando aspetto. Più moderno, mi sembra. Cambierò quelli là dietro anche. Perfetto. Ma quanta luce ci ho messo qua dietro? Dove sta? Dall'altro lato? Non so se mi bastano queste. Mi sa di no. Vabbè, dentro gli acquari poi ce le cambierò io. Quanti sono dati nell'acquario? Sono 2. Sono 8. Dai, uno lo posso cambiare. E poi me ne rimangono 4. Che posso mettere qua? Mettiamo questo solo. Poi quello che manca lo mettiamo, tranquilli. Voglio solo vedere com'è un acquario. Se ci metto questo, capisci la differenza tra questo e quello. È problema, io là come ci vado? Sarà un problema. Più o meno ci troviamo. Allora facciamo 241 meno 241 288 241 più o meno 288 241. Vediamo un po'. Sta qua sotto. Dovrebbe essere tipo qua sotto. Ecco. Avete visto la memoria mia? Voilà. Siamo là. Tre stanno qua. No, dovrebbe essere 8. Ok. Perfetto, visto, le ho trovate. Poi se proseguo di là dovrebbero starci le altre. Anzi, questo buco me lo lascio proprio così perché è comodo. Non lascio proprio questo buco, Così dopo vado dritto là e ci trovo le altre. Se io vado dritto di qua, dovrebbero starci le altre. Ecco, vedi? Torniamo sopra. Ricorderò di questo posto che per adesso lascerò così, perché devo finire di cambiare sta roba. Andiamo a vedere la differenza e direi che ci possiamo salutare. Direi proprio di sì. Abbiamo fatto abbastanza anche in questo video. Abbiamo portato gli orsi polari, abbiamo fatto questo scambio, abbiamo portato le mucche al secondo piano. Abbiamo fatto molto. Vediamo un po', non c'è molta differenza. Secondo me bisogna levare quel vetro e mettere proprio, capi, che toccano l'acqua. Io direi che ci possiamo fermare qua. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Se è così, beh, lasciami un like di supporto e commentate. Noi ci vediamo venerdì con il prossimo episodio della Vanilla. Mi raccomando, non mancate. Ovviamente, se ancora non siete iscritti, che aspettate, perché a breve arriveranno nuovi video, anche diversi da Minecraft, ovvero farò vlog, challenge, eccetera. Io vi ricordo che sono anche in live su Twitch alle 9 di sera. Mando tutte le sere, comunque basta seguirmi. Troverete il link in descrizione. Vi arriva la notifica di quando vado in live. Da Fredericks è tutto. Ciao ragazzi e grazie della visione.